In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vita, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Buongiorno a tutti e bentrovati. Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice qualcosa di vero, di bello, ma anche di rassicurante. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo, ci dice Gesù oggi. Quanto è bello e quanto è rassicurante sentire questo, cioè che Lui è la vera vite, la vite autentica, la vite da cui discendono dei bei frutti. E questi bei frutti è bello sapere che siamo noi, i frutti suoi, siamo noi che siamo aggrappati a questa vite. È bello capire che noi proveniamo da questa vite che appunto continuamente produce frutti. E quanti frutti di santità, quanti frutti di grazia, quanti frutti di misericordia Gesù ha prodotto nel mondo nel corso della storia. Allora è bellissimo che anche nella Chiesa noi possiamo guardarci, voltarci, ognuno certo ha un volto diverso, un colore, una forma diversa, una caratteristica diversa, ma tutti facciamo parte della stessa vite, siamo tutti aggrappati a Cristo perché siamo afferrati da Cristo. Allora capite quanto è bello e quanto è importante che noi rimaniamo in Cristo. Oggi Lui lo dice, rimanete in me e io in voi. E come facciamo a rimanere attaccati a questa vita? Come possiamo produrre frutti di santità, frutti di grazia nella nostra vita e appunto nella vita anche degli altri? Se noi viviamo la santità giorno per giorno, se noi viviamo in grazia di Dio, cioè se noi osserviamo i Suoi comandamenti, se noi rifiutiamo il peccato nella nostra vita, se noi facciamo la Sua volontà, se noi ascoltiamo la voce dello Spirito, le Sue ispirazioni, Dio ci parla appunto ogni giorno. E vedete quanto è bello che Gesù dice il Padre mio è il vignaiolo, cioè Dio ogni giorno si preoccupa di venire nel tuo terreno, Gesù, Dio si preoccupa ogni giorno di venire a irrigare questo terreno perché vuole controllare il tuo stato, lo stato di questi frutti, di questo frutto che sei tu e di questi frutti appunto tutti quanti noi che facciamo parte della Chiesa, questi frutti appunto, questi tralci, come stanno? Di che cosa hanno bisogno? E Dio provvede ogni giorno appunto alle nostre necessità e anche quando ci sono dei momenti di aridità oppure dei momenti appunto che Dio permette. Ricordati che se stavi portando frutto, cioè se eri con Lui, se stavi osservando i Suoi comandamenti, se stavi facendo la Sua volontà, ricordati che possono anche appunto essere dei periodi in cui Lui sta facendo la potatura, e cioè il Signore sta permettendo quel periodo per farti uscire più forte, per farti imparare nuove cose, sta permettendo quello. A meno che invece noi non vogliamo separarci da questa vite e non lo facciamo con il peccato, che invece è qualcosa che non è come la potatura, perché la potatura dopo ci fa crescere anche più forti, ma invece il peccato ci appunto ci toglie da questa vite, ci strappa da questa vite, ma il Signore ha provveduto anche a questo, il Signore ci permette anche di ritornare a Lui. E come? Grazie appunto al sacramento della confessione e grazie appunto alla vita sacramentale, perché anche il battesimo ci ha innestati in Cristo, appunto proprio come si è innestati, no? Nella vite, alla vite. Lui ci ha innestati in Cristo con il sacramento del battesimo. Allora vedete quanto il Signore attraverso proprio il cammino della Chiesa ci aiuta a rimanere attaccati a questa vite. Rimaniamo in Lui e Lui rimarrà in noi. Quanto appunto è bello pensare che Dio ogni giorno si preoccupa di noi, si preoccupa di farci fruttificare. Perché? Perché dice, io questo frutto, che può essere, che si chiama Andrea, che si chiama Giovanni, che si chiama Teresa, che ha il tuo nome,
questo frutto, dice Dio, io voglio che il mondo lo assaggi, cioè io voglio, e non soltanto che lo assaggi, che il mondo se ne nutra, perché voglio che questo frutto rimanga nei secoli, perché voglio che questo frutto crei un solco nella storia, voglio che questo frutto dia appunto testimonianza di me. Questo vuole Dio, che tu sia il prolungamento della vite, cioè che appunto questo frutto possa essere ad altezza dell'uomo, ad altezza del mondo, ad altezza di tutti gli uomini, perché ogni uomo possa, senza difficoltà, senza aggrapparsi e salire, possa facilmente prendere questo frutto e cibarsene e poi farlo assaggiare agli altri. Vedete, carissimi, come Dio ci vuole in missione, come Dio vuole che noi diventiamo tutti santi. Perché? Perché dobbiamo chiamare tutti alla stessa fede, allo stesso battesimo, allo stesso Cristo che ci ha amati, ha dato la sua vita per noi. Allora auguriamo a tutti che davvero un giorno, anche quando, non solo in questa vita, ma anche un giorno appunto nella vita eterna, noi possiamo andare da Dio e dire: Signore, non ti porto opere cattive, non ti porto appunto rimpianti, non ti porto peccati, non ti porto tristezze, no, tutto questo è passato, adesso ti porto frutti, ho vissuto perché ti ho amato. Buona giornata a tutti.